E mio fidanzato disse: "No, ti voglio sposare subito, voglio che diventi subito mia moglie." E così ne parlammo con padre Maurizio e dopo 24 ore ci siamo sposati. Fondamentalmente, prima di tutto questo, la terra dei fuochi non era un concetto chiaro, almeno per me. Penso lo sia un po' per tutti, questa cosa qua. Finché non ci cadi, poi non capisci quanto è profondo il baratro. Che io fino a pochi anni fa non avevo compreso il grande inganno, fino a che non abbiamo aperto gli occhi e abbiamo compreso che il problema non è l'immondizia urbana, ma sono i rifiuti industriali interrati nelle nostre campagne o dati alle fiamme. Non potevo ritirarmi a fare il medico ricercatore quando scopro che quello che Gomorra racconta è una grande sottostima della realtà. Essendo un tumore aggressivo, e il primario mi disse: "Tra un mese non potrai sposarti, o ti sposi subito, oppure tutt'al più tra un anno, se le cose andranno bene." Ed è stato un matrimonio bellissimo, non ci è mancato nulla. E lì io ho compreso subito cosa avesse Dalia, perché mentre drenavano il dottore mi ha detto: "Signora, dove vivete?" E io ho detto: "A Casal Nuovo." Dice: "Ma è una zona altamente inquinata." Io dico: "No, no, ci sono solo campagne." Ho abbassato lo sguardo e ho capito. Abbiamo iniziato a denunciare queste cose. Già nel lontano 95-96, le prime denunce fatte, le prime segnalazioni, noi le abbiamo fatte ai comuni. Ovviamente non abbiamo mai avuto risposta, non ci hanno mai considerato. Poi abbiamo fatto denunce, abbiamo portato pure segnalato ai carabinieri. È meglio che andare di notte, non ti dico. Noto proprio la difficoltà dei mass media a raccontare che qua in realtà noi stiamo facendo una lotta per l'Italia intera e il nostro obiettivo è forse un sogno, è quello di arrivare a dire noi ci siamo svegliati prima degli altri. Certo, se rimani qua a lottare per la rinascita di questo territorio è una cosa bellissima, però io lo posso chiedere a me, non lo posso chiedere a te.